Ciao ragazzi, in questo video vorrei poter parlare di quanto la vita qui in Inghilterra sia difficile. Qui ci sta il mio gattino Al Capone, che voi avete già conosciuto negli altri video. Oggi mi è arrivata un'email da parte dell'agenzia. Che praticamente mi fitta la casa e mi dice che il gatto deve uscire immediatamente fuori dalla casa, altrimenti insieme al gatto esco anche io. Allora io ho telefonato, ho detto: "Ehi, ma perché devo levarmi il gattino? È piccolino, è sfizioso, è carino. E poi non dà fastidio a nessuno, nessuno dei coinquilini, anzi tutti i coinquilini sono contenti di questo gattino." La risposta proprio di cazzo e fredda che mi hanno dato: "Perché queste sono le regole. Non sono permessi animali in casa." Immaginatevi come mi senta io una merda in questo momento. Perché ho dovuto ritelefonare al proprietario del gattino, ho dovuto dire che abbiamo dei problemi e che probabilmente ci muoveremo, cioè, sì, ci muoveremo da questa casa e forse se abbiamo la possibilità ce lo prenderemo di nuovo indietro. Ma purtroppo, dato che fra 2 giorni anche devo partire per l'Italia, cioè, e questi sono praticamente dei mafiosi proprio. Ho visto con i miei occhi cosa hanno fatto ad altre persone che erano insolventi con il fitto, cose del genere. Ad esempio, ho visto c'era uno che si chiama Rashid, da noi rinominato Rancido, Rancid, perché questo qua, vabbè, era sporchissimo, zozzoso di prima categoria. Questo qui, insomma, non ha pagato il fitto per una settimana. All'improvviso è venuto un energumeno, boh, ha sfondato la porta. Ha detto: "Sei tu Rashid?" "No, non sono io." "Dov'è la stanza di Rashid?" Gli ho fatta vedere, ha pigliato praticamente tutti i cassetti, glieli ha sbagliantiti in una busta della spazzatura. E poi dopo, con faccia minacciosa, aria minacciosa, mi fa: "Quando viene il tuo amico, digli che deve venire a prendersi le sue cose in agenzia." Da quel momento Rashid è scomparso, non si è più visto. Quindi, cioè, ragione per cui adesso mi trovo in difficoltà, purtroppo. Ma non sapete io come mi senta di merda? Mi sento proprio veramente di merda. Mi viene da piangere. Perché, cioè, fondamentalmente, ecco, la vita qui già è difficile, poi dopo si mettono pure gli strozzi a renderla più difficile. Quando per esempio tornavo stanco da lavoro, anche se il gattino si divertiva la notte a ballarmi sulla testa mentre dormivo, cioè era l'unica cosa veramente bella che mi faceva sorridere, che mi faceva stare bene. Purtroppo si incontrano tantissime persone che qua pensano ai soldi e nient'altro, cioè non hanno cure. Voglio dire, è uno sfogo questo video più che altro, ma voglio dedicare proprio un gran vaffanculo a queste persone in merda che cioè, si comportano in questo modo. Quando ho telefonato ho detto: "Sì, ma non c'è nessuna..." "No, non c'è nessuna soluzione, deve uscire fuori." "Sì, ma io fra 2 giorni me ne vado." "Non me ne frega, se non risolvi tu, pigliamo le tue cose, le sbattiamo fuori dalla casa, con tutto che è il contratto, perché vieni a mancare a delle regole contrattuali, bla 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 bla, tutte cagate assurde, e il gatto lo buttiamo, quindi sto cercando un attimo di trovare la soluzione migliore per Al Capone, che è un gattino meraviglioso e che veramente amo con tutto me stesso. Veramente, cioè, come un figlio, ci ho speso un casino di soldi perché, pensate, non faceva nemmeno più la cacca. Non faceva la cacca perché non sapeva farla, perché l'ho preso che era proprio piccolissimo. In genere la mamma educa, ho letto su internet che educa i cuccioli a fare la cacca. Lui non sapeva farlo, quindi mi sono dovuto mettere lì con una goccia di lassativo, il prezzemolino bagnato nell'olio e messo, capito, strofinato sul culetto.
cose disgustose, che però l'ho fatto con tutto l'amore perché è dolcissimo e amo tantissimo gli animali. Purtroppo mi hanno fregato adesso. Mi hanno fregato, mi sento di morire. Mi hanno dato questo bel regalo di Natale. Questi bastardi di merda. Niente, ragazzi. Volevo condividere con voi questa esperienza, perché tutto sommato è un'esperienza anche questa a Londra. Quindi se pensate, ecco, che dovete, volete prendervi un gattino, un cane, non fate lo stesso sbaglio mio, perché se state, ecco, con delle agenzie, stateman che vi fittano chiaramente le case, eh. State ben attenti, non se ne fottono un cazzo, non hanno assolutamente la benché minima proprio pietà di niente. Ecco lui che mi morde. Fatti vedere quanto sei bello, guarda. Guardate quanto è bello, ma è meraviglioso. Si mimetizza col pelo. Niente, ragazzi. È un altro capitolo di questo mio diario. Questa è una cosa che volevo dire anche, ci tenevo a proposito a dire questa cosa. Molti mi hanno detto perché non cambi, cioè dandomi il consiglio che apprezzo tantissimo, perché non cambi il titolo dei tuoi video. In effetti sì, molte persone si possono perdere nel vedere la vita è bella per qualcuno, però in realtà questa serie di video è nata semplicemente perché volevo creare un video diario della mia esperienza a Londra. Non è che volevo inizialmente dare consigli e parlare semplicemente di come fare per fare i soldi o per venire qui a Londra, per mantenersi e così via. È naturale che però, vivendo qui io in Inghilterra, ogni esperienza che faccio può essere di aiuto alle persone che, insomma, si vogliono trasferire qui, posso dare dei consigli e così via. Ragion per cui il titolo cioè, del mio video continuerà ad essere La vita è bella per qualcuno. Per qualcuno. In questo caso non per me, non per Al capone mio. E niente, quindi e vi ringrazio. Un'altra cosa, vi ringrazio tantissimo perché vedo che stanno aumentando gli iscritti. Ringrazio tantissimo le persone che mi stanno menzionando nei loro video. Sono felicissimo, mi sono sentito per un attimo famoso. Sono veramente soddisfatto, grazie mille. Alla prossima, ragazzi. Purtroppo senza il cucciolo, probabilmente. Spero invece di trovare un'altra casa, ma perché no? Semmai me lo vado a ripigliare il cuccioletto qui, eh? Guardate com'è bello, è meraviglioso. Io ho un cesso, come mi hanno detto nei commenti, però vabbè. Alla prossima, ragazzi. Ricordatevi, in Inghilterra non c'è cuore, sono solo dei capitalisti.